Quando io ho iniziato questo cammino, diciamo, non sapevo proprio chi avrei incontrato. Quindi la cosa più spaventevole, credo, no? È l'ignoto, non il conosciuto. Il conosciuto si affronta, qualunque esso sia. Quindi mi ha fatto bene, nel senso che non ne avevo l'esigenza disperata, non ne avevo l'esigenza, appunto, né disperata né in nessun altro modo, però a posteriori sapere, avere delle memorie comunque di mia madre e di mio padre è una cosa che non è scontata nel caso mio, ma è quindi estremamente positiva, devo dire. Anche, come dicevo prima, anche per i figli, penso che i miei figli abbiano adesso delle sagome, delle figure piene e non un indistinto al posto dei loro nonni. Guarda, io viaggio proprio fisicamente nel mondo con il senso di colpa, perché abbiamo comunque un'idea della maternità assolutamente oblativa, no? Per cui già soltanto il fatto di fare un lavoro sembra che sia un tradimento, ma non lo è assolutamente, cioè questo però lo abbiamo capito bene. Anzi, dare soprattutto alle figlie femmine l'esempio di una donna che non rinuncia a se stessa in favore di, perché poi questa cosa si paga, i figli la pagano pesantemente, questo sacrificio fatto dalle madri. Quindi avere delle madri che non possano rinfacciare loro nessun sacrificio, ma che siano felici e complete nel loro essere donne, nel loro essere degli esseri umani, appunto, fatti di lavoro, fatti di amore, fatti di interessi, è secondo me un esempio fondamentale. Come ce la caveremo noi in relazione al senso di colpa? Ma credo quando questa cosa diventerà un'abitudine forse non ci sentiremo più in colpa. Diciamo, io sono, credo, fra la prima generazione in Italia che fa un lavoro creativo, artistico e nello stesso tempo ha una famiglia. È un'acrobazia, però ce la faremo sempre meglio. Io spero che serva, cioè il motivo per cui l'ho fatto è perché spero che serva. Le cose della mia vita che voglio tenere per me le tengo per me. Queste avevo già deciso di, a un certo punto, in realtà deciso, poi sai, non è difficile decidere quando si tratta di questi argomenti, nel senso che è venuto, a un certo punto è venuta fuori questa storia della mia mamma adottiva, che a catena è come se avesse partorito poi in realtà quest'altra storia della mamma naturale. Quindi ho l'impressione, non solo spero, la speranza, ho l'impressione che serva sia il tema delle adozioni, sia il tema dell'abbandono e della violenza sulle donne. Quindi sono dei temi talmente ancora attuali che mi sembra interessante averli messi a disposizione, anche perché se non ci si mette in gioco non si è credibili, io credo. Per cui questa è la mia vita, parliamone sicuramente. Ma non solo su questo, ma incide anche sui padri, incide sulla famiglia, incide sull'idea stessa di famiglia, come questa specie di nucleo barricato in sé. E vabbè, io poi sono, insomma, avrei sempre desiderato, poi non è possibile farlo, vivere in una comune, no? Dove i figli sono un po', non dico figli di tutti, però io credo che sia uno stato di esistenza estremamente positivo quello. Io mi sono sempre sentita figlia di tutti per le motivazioni che spiego nel libro, e mi sembra che questo sia un bel modo di stare al mondo, non stare trincerati dentro un nucleo che poi è pieno di veleno spesso, no? È pieno di, i parenti non si scelgono, per cui che ne sai chi ti capita. Ora, nel caso di mia madre e mio padre mi hanno scelta, scusa, visto che sono stati appunto adottivi o elettivi, come dico appunto nell'altro libro. Però non sai mai chi ti trova. Anche i figli sono delle creature completamente diverse da noi, grazie al cielo. Quindi è un esercizio continuo di apprendimento la famiglia, quindi si può estendere all'infinito.